Bentornati SOS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Siamo capaci anche di far venire la luce. Sì, però ci è voluto tornare, tu sei venuto una volta sola, io sono tornato tre volte qua. Esagerato. Sono venuto tre volte perché il comune ci aveva detto è tutto a posto, entro cinque giorni accende e non era acceso niente. Allora sai che abbiamo fatto? Siamo a Molin Bianco, ricordiamo rapidamente la storia. Molin Bianco, questi lampioni nuovi erano stati impiantati a primavera, marzo, aprile, non mi ricordo, però non erano mai stati accesi. Tanto che avevamo sentito un residente che chiedeva che questi lampioni finalmente venissero accesi, perché la gente viene a buttare la spazzatura, insomma è pericolosa la strada, che come vedete anche stasera le macchine sfrecciano, e non si riusciva a capire come mai, perché il comune dice tutto a posto e l'Enel aveva garantito così. Allora noi abbiamo chiamato l'Enel. Ringraziamo anche l'ufficio stampa di Enel, però quando l'abbiamo chiamato pare che si erano già mossi giù di lì, e quindi ci è stato detto che avevano acceso, e infatti la luce fu. Siamo stati capaci di fare anche la luce. Ora non la prendete sedata che salta la luce a casa, veniamo noi. No, però diciamo che qualcuno ci ascolta, questo è importante. Qui c'era un disservizio poroso in una strada, come vedi, del super traffico, la gente anche per venire a buttare su di ciò i bidoni doveva attraversare il buio in tutto rischio, perché poi qui c'è un passaggio pedonale che non vedeva nessuno. Ora, un po' di luce c'è, quindi penso che siano un po' meglio. E quindi, poi era logico, si era preso un sacco di soldi come amministrazione, non veniva accesa, quindi era veramente illogico. E poi sono tre lampioni soltanto, non è che siano un'esagerazione. Speriamo che abbiano acceso anche gli altri, che ci aveva detto il vice sindaco Camurrini che aspettava l'accensione di altri lampioni uguali a questi in altre zone. Speriamo che abbiano acceso anche quelli. Speriamo che sia stato fatto. Dai. Hai contribuito a fare qualcosa di serio? Sì, anche te. No, io ne ho fatte tante. Che hai fatto? Ah, abbiamo già... Io ne ci ho fatte tante. Quindi hai contribuito anche te a fare qualcosa. Esatto. Visto che mi ci hai portato una volta sola e ti sei preso tutto il merito. Tu hai dato l'input con il cittadino. Noi ci siamo quindi mossi. I cittadini qui ringraziano, commossi, dicono finalmente abbiamo la luce. Vedo e ringraziano soprattutto l'amministrazione comunale, l'ufficio tecnico. Mi hanno detto una persona della signora Romanelli che si è data da fare. Quindi bene. Sì, perché sicuramente quando abbiamo chiamato in comune la prima volta, secondo me hanno tirato un po' le orecchie a qualcuno, penso io. O a chi di dovere, non so se era l'Enel o da chi dipendeva. Ringraziamo però per la collaborazione, che sono stati gentilissimi, Enel e l'ufficio stampa, che è stato veramente in pochi minuti ci ha fornito il quadro della situazione e soprattutto ci ha dato la notizia che questi lampioni erano accesi, anzi ci ha detto se non sono accesi faccelo sapere, perché allora veramente andiamo, se ci fossero stati problemi. Quindi diciamo che in questo caso la filiera funziona malgrado mesi e mesi di attesa, perché il pubblico è sempre lento, troppo lento, no? Come si fa? Vedi il servizio che abbiamo fatto le case popolari, come si fa? A finire che c'è da rifarle tutte, nessuna centrata ancora. Ma a proposito, hai parlato con l'assessore? Sì, a proposito. Che ti ha detto? Ne parliamo però domani. Ah, sì? A proposito. Va bene. Ciao. Ciao.